Via il 31esimo torneo dei Rioni di Montale, la sentitissima manifestazione calcistica che si è aperta sabato con la sfilata delle squadre partecipanti si concluderà il 27 luglio con la finalissima. In campo le formazioni dei Rioni Ugna, che detiene il titolo grazie al successo ottenuto lo scorso anno, Fognano, Bigattiera, Stazione, Tobbiana, Dore e Smilea. Le partite si svolgeranno tutte allo stadio Romano Nencini. Indubbiamente il torneo che è giunto alla 31esima edizione è un momento anche di socializzazione per il paese di Montale. I 7 rioni del paese, 4 nel capoluogo più le 3 frazioni, concorrono diciamo, in questo mese di competizione a rendere vivo anche Montale. Quindi oltre l'aspetto sportivo c'è veramente proprio un momento di socializzazione, di incontri e di unione all'interno del paese. Fra le novità di quest'anno l'apertura ad altre discipline sportive con iniziative mirate ed esibizioni come la ginnastica artistica, il torneo di tennis, una gara di podismo, il basket, il pugilato e il volley. Una vera e propria festa dello sport. E non si parlerà soltanto di calcio? No, quest'anno ci sono altre discipline oltre al calcio, c'è l'atletica, poi ci sarà il torneo di tennis dei Rioni, di volley e di basket. E quindi diciamo quest'anno c'è un'estensione delle competizioni, tutto per renderlo ancora più interessante e più vivo. I Rioni sono pronti? Sì, direi di sì, i Rioni sono pronti, lavorano già da tempo alle squadre e a tutto quello che è il corollario, quindi la tifoseria, quindi gli va veramente anche a tutti i Rioni il ringraziamento del Comitato Festeggiamenti, perché senza l'impegno dei Rioni il torneo non funzionerebbe.